Poi un po' alla volta hanno cominciato a venire a trovarmi e a me interessava perché io volevo capire il senso della rivolta. Io non ero collegato ovviamente a nessun gruppo, anche se poi dopo mi hanno detto che ero lì vicino alle Brigate Rosse, Prima Linea, eccetera. Negli ultimi tempi mi telefonava spesso e ci davamo appuntamento in un piccolo bar di via Altinate a Padova. Sabino Acquaviva era stato mio docente di sociologia negli anni 70. Quel giorno mi aveva chiesto di raccogliere e filmare alcune sue riflessioni sulla Padova degli anni di piombo. Sociologo di fama internazionale, preside di scienze politiche a Padova, alla fine degli anni 70, Acquaviva ebbe modo di osservare e studiare da vicino il fenomeno di autonomia operaia e delle ribellioni studentesche di allora. E così, a distanza di quasi mezzo secolo, nel 2015, poco prima di morire, aveva sentito l'urgenza di raccontarmi come aveva vissuto quel periodo. Perché... cioè... io sono alla fine, no? Cioè io la notte non dormo perché la situazione fisica me lo impedisce e penso, ho vissuto da intellettuale, finto, falso, ipocrita come tutti gli intellettuali, però adesso mi rendo conto come posso affrontare il problema della morte vivendola. E quindi per questo ti ho telefonato. Queste immagini sono alcuni frammenti di un documentario su Padova che io realizzai assieme ad Acquaviva alla fine degli anni 70. Già allora Acquaviva cercava di capire le ragioni che spingevano quei giovani a ribellarsi a tutto e a tutti. E mi parlava spesso dei suoi studi su autonomia operaia. Ricordo anch'io quei ragazzi, spesso insofferenti a qualsiasi mediazione politica. Molti di quegli studenti, uniti a disoccupati e a precari, a emarginati di ogni tipo, avevano fatto di Padova, alla fine degli anni 70, uno dei luoghi di scontro e di lotta tra i più attivi in Italia. Erano anni in cui la divisione e la violenza tra opposti estremismi di destra e sinistra si rispecchiava anche nell'occupazione di aree della città, considerate aree nere o rosse. Padova era definita allora città laboratorio degli opposti estremismi. Ragazzi di autonomia operaia ed esponenti di destra del fronte della gioventù facevano spesso di queste piazze e di queste strade il loro terreno di scontro. E questa invece è la Sinfonia in Rosso, che è l'esito della tua analisi che hai fatto al tempo che tu eri preside qui alla Facoltà di Scienze Politiche. Ma quello era il risultato della mia vita di quel periodo. Ho vissuto la nascita di una rivoluzione che poi è abortita. Tu stai scrivendo un libro su di noi. Ci stai osservando per capire che cosa ci spinge alla ribellione. Mi pare ci sia poco da capire. Vogliamo solo essere una generazione diversa dalla vostra. E ho capito come uomini e donne si possono unire per ribellarsi. A Padova, perché Padova era in gran parte il centro, uno dei centri fondamentali di questa rivolta.
La mattina arrivavo in facoltà, perché andavo ogni mattina, trovavo i drogati distesi nei corridoi. Cioè c'era tutto un mondo differente di cui prendevo coscienza e mi rendevo conto che una rivolta armata nasce così, nasce prendendo tutta gente che si prepara per costruire un futuro diverso. Molte volte da studente mi capitava di fare questo pezzo di strada a piedi. Gli autonomi spesso mi dicevano: qui a Padova non succede mai niente e se succede qualcosa la facciamo succedere noi. E ciò in fondo era vero. Infatti, negli anni 70 i padovani sembravano rimuovere quanto stava accadendo dentro e fuori l'università. Erano soprattutto gli autonomi meridionali che trovavano Padova una città annoiata, disimpegnata, come assopita. Dopo centinaia di attentati, Padova continua a dormire nell'indifferenza. Un giornalista giapponese l'altro giorno mi diceva: ma come? Io vengo dal Giappone perché laggiù si parla tanto di queste bombe a Padova e tu, che stai qui, mi dici che nessuno se ne accorge. Fu così che cominciò una strana avventura. Potei osservare una rivolta allo stato nascente, capire come l'animo umano si fa ribelle ancor prima di vestire un'ideologia o di indossare una divisa. Io a Padova mi ricordo. Nel corso degli anni, molte volte mi capitò di confrontarmi con Sabino Acquaviva proprio su questi temi. Io avevo vissuto quel periodo più da spettatore che da parte attiva della rivolta. Occupandomi di teatro, mi pareva di riconoscere nel comportamento di quei giovani alcuni tratti della tragedia greca, soprattutto per come raccontavano di opporsi ai genitori e alle istituzioni in generale. Se i movimenti di destra agivano e tramavano come un fiume carsico, un fiume sotterraneo, gli autonomi erano come un fiume in piena, che si abbatteva con violenza contro il capitale, contro lo Stato, la famiglia e contro ogni regola del vivere borghese. Le loro parole incarnavano voglie, idee e bisogni che nessuno sembrava in grado di soddisfare. Ricordo il montare di una ribellione simile a una tempesta che investiva ogni sfera dell'individuo e del vivere sociale. Padova, laboratorio di violenza senza pari. Era soprattutto sotto i portici che le persone prese di mira avvertivano la paura. Nel solo triennio 1977-79 si registrarono quasi 700 attentati, 130 aggressioni a persone, più di 100 tra espropri e rapine, e poi insulti, devastazioni, sequestri di professori dentro le aule per ore, spari alle gambe e sprangate violentissime a docenti o a semplici impiegati dell'università. Tra 100 giovani, 10 o 15 o 5 o 20 non hanno ancora sviluppato totalmente la personalità. Quindi hanno alcuni aspetti che non sono sviluppati, quello dell'autocontrollo, eccetera, e quindi diventano aggressivi. Questa violenza si connota e si incanala in contesti diversi, nello sport, appunto, nella politica, nella cultura e via dicendo. Sì, per esempio, nei periodi in cui prevale il terrorismo, cala l'aggressività negli stadi. Ho fatto la commessa per un po' di tempo. Forse è anche inutile che mi laurei. Io non mi voglio integrare. È meglio combattere per essere più felici e liberi. Noi combattiamo per una società più felice. La politica serve a raggiungere la felicità tutti insieme e non a intrallazzare o a fare gli affari propri. Sì, cioè la rivolta era l'espressione della condizione psicologica di tutta una serie di persone. A scuola, mi ricordo, mi mettevo sempre in un angolo vicino alla finestra, per guardare fuori. Avrei dato qualsiasi cosa per essere lì, fuori, lontano dal giudizio degli altri. Il suono della campanella e la fine delle lezioni poi
Era una liberazione. Mi piaceva da lì guardare il sole e la pioggia. C'erano dei gruppi di persone che volevano la rivolta, ma la volevano in maniera confusa. Uh-huh. E per un certo periodo ha assunto caratteri ideologici specifici collegati al marxismo. La nostra liberazione è la liberazione di tutti da tutto, dalla scuola, dalla famiglia, dalla chiesa. Il nostro mondo sarà un mondo migliore del vostro. E io a loro dicevo, ma ragazzi, costruite il futuro con le idee così vecchie, dell'Ottocento, ma vergognatevi. Ma loro venivano dentro nel tuo studio collettivamente oppure veniva uno? A volte da soli e a volte invece venivano in gruppo. Cosa pensa? Che lì fuori vada tutto bene? È in città, caro professore, che si respira aria di violenza. Non è violenza l'aumento dei prezzi? Non sono violenti gli sfratti per morosità. Qui nel tuo libro c'è proprio un episodio che racconta il fatto che tu hai incontrato uno studente, il quale ti disse, no? Stai attento a Acquaviva. Ma quello è il capo. Ricordati, Acquaviva. Ti sei mosso fra noi come un pesce nell'acqua. Ma non tradire la nostra fiducia, altrimenti la paghi. Allora, sai che cosa colpiva nel tuo studio? Io una volta sono entrato e ho visto lì, dietro le tue spalle, c'era questo guerrigliero che era inquietante, eh? Aveva questi colori rosso e nero, sì, che loro avevano dipinto. No, che io avevo dipinto. Ho dipinto il guerrigliero perché gli ho detto, ragazzi, i vostri disegni proprio, guardate, fanno pietà. Ricordo il giorno che io feci queste riprese. Ed era il 7 aprile del 1979. Padova sembrava vivere il quotidiano di sempre, ma quel 7 aprile del 79 era destinato a stare nella storia. Era passato un anno dall'omicidio di Aldo Moro e quel giorno Pietro Calogero, sostituto procuratore di Padova, chiede l'arresto dei maggiori leader di Autonomia Operaia, tra cui Toni Negri, assieme ad altri colleghi e tecnici della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Padova, con l'accusa di essere uno dei nuclei dirigenti di tutta la lotta armata per come si era sviluppata nel corso degli anni 70. Anche se molte delle accuse non verranno accertate giudizialmente e molti di quegli arrestati in seguito saranno assolti, secondo il Partito Comunista, quella pista investigativa sarebbe stata decisiva per bloccare la maturazione di una insurrezione armata contro i poteri dello Stato. Il magistrato mi aveva interrogato su dettagli di fatti accaduti molti anni prima, nei mesi di fuoco della rivolta armata. Il dialogare fitto con quell'uomo chino sul suo lavoro mi aveva rammentato la vita di quegli anni. Molti protagonisti di questa storia sono morti, sono o sono stati in prigione o sono fuggiti. I pochi che incontro spesso mi salutano appena, quasi volessero cancellare un tempo che rifiutano. E sono lontani, chissà dove. Dici, rimasi per settimane in quella facoltà, ma tutto iniziò quel 16 febbraio 1977, quindi dal 77 all'80, no? Sì, allora. Che poi sono gli anni di piombo, no? Sì, certo. Poi dall'80 all'83 il livello di fuoco degli attentati eccetera cala progressivamente. Finché si spegne, dice. E poi si spegne, sì. Se noi intendiamo la rivoluzione e la ribellione,
Beh, rivoluzione è Copernico, eh? Ma la ribellione, che è qualcosa di più, diciamo, intimo. Ecco. La ribellione ha milioni di anni, la rivoluzione molto meno. Sostieni questo, che le ideologie e i pensieri forti sono crollati. Sì, sono l'espressione di una cultura, di un periodo della storia. Quindi un'ideologia per un secolo, due secoli, tre secoli può essere la pace, cavalcare il cambiamento, eccetera. Poi improvvisamente, ora oggi stiamo assistendo alla nascita di una civiltà completamente diversa. Quella di cui mi sono occupato in quegli anni non esiste più. Quando incontro i grandi rivoluzionari di allora, li trovo per strada con la moglie e due bambinetti per mano, mi rendo conto che come rivoluzionari sono morti da anni, sono espressioni e cercano di far passare valori di una società che non c'è più. Cioè raccontano il passato credendo che sia il futuro. E questo era tipico anche degli studenti. Noi ci stiamo organizzando, stiamo lavorando, siamo autonomi da tutto e da tutti. Combatteremo e correremo tutti i rischi necessari. Tu non fare il furbo. Il 79 sarà l'anno giusto per una rivolta generale. In molti si uniranno a noi. Il progetto ha i suoi punti deboli, ma tutto sarà organizzato con cura. Quindi in questa, diciamo, rivolta che ha avuto il momento più vistoso dal 77 all'80, anche lì c'era questo virus, diciamo, di una ideologia metafisica fissa. Certo, cioè quello che proponevano era fisso, mentre la rivoluzione tecnico-scientifica cambia continuamente il mondo. E l'unica rivoluzione che funziona e costruisce il futuro vero. Gli altri sono chiacchiere. Rivedendo oggi le immagini della città di allora, mi rendo conto che un mondo è finito. Molte voci di quel tempo non si sentono più nelle strade e nelle piazze. Se alcuni autonomi di allora erano figli della buona borghesia padovana, altri appartenevano a famiglie povere e raccontavano di studiare non per il pezzo di carta, ma per capire, per essere più liberi, per riscattarsi dalla condizione di minorità dei loro padri, contadini e operai. Volevano fare teatro, musica, dipingere, fare manifestazioni contro tutto e tutti. Dicevano di studiare scienze politiche e filosofia per decostruire il mondo. Volevano cambiare tutto. Ma consideravano i partiti politici corrotti e non adatti ad accompagnare il cambiamento. Molti autonomi si autoriducevano bollette di luce e di gas, praticavano l'esproprio proletario nei supermercati, contestavano le banche, occupavano fabbriche, abitazioni, università. Dicevano che il capitale, complice lo Stato, in prospettiva dalla fabbrica avrebbe allargato lo sfruttamento al precariato, alle professioni intellettuali emergenti e a tutta la società. I giovani del tempo del terrorismo sostenevano che i partiti andavano combattuti. Io li incontravo, mi ricordo allora, quando uscivano dalla facoltà, io entravo e dicevo appunto: ma ragazzi, queste sono le cause che sono sempre state dette. E loro non mi capivano perché erano talmente presi dalla filosofia marxista-leninista, che poi era leninista quella di allora, che non riuscivano ad assimilare concetti nuovi. Ma adesso che il sistema dei partiti è in crisi,
che le società locali si ribellano al predominio dello Stato, eccetera, ritorna il discorso antipartito. Il mondo cammina ed è cambiato. Ed è cambiato così radicalmente che la maniera con cui si parlava di cambiamento allora non ha più senso. Quello che ha prodotto il cambiamento è la grande rivoluzione scientifica che noi abbiamo vissuto. Cioè noi siamo vissuti in un'epoca in cui il mondo è cambiato nello spazio di 20 anni quanto non era cambiato nello spazio di 2000 anni. Questa è la grande rivoluzione.